Ciao a tutti raga, sono Enrico e oggi siamo su Grand Theft Auto 5, meglio conosciuto come GTA 5. Allora, vi avviso, preparatevi a parolacce, insulti, a sparatoria, a sangue, fume, a fumo, a droghe, tutto e di più. Tra parentesi, ovviamente io queste cose le farò venire, ma, chiusa parentesi. Allora, posso essere sincero? È da tanto che non gioco a GTA 5, più o meno da 8 mesi, qualcosa del genere. Non mi ricordo se 6 o 8, qualcosa del genere comunque. E non mi ricordo assolutamente niente. Niente! Qualche volta ovviamente sbaglierò i tasti perché sono abituato con altri giochi. Ma questo è un altro discorso. Allora, so solo che all'inizio mi ricordo i nomi, ovviamente. Franklin, Michael e Trevor sono i personaggi con cui noi giocheremo in GTA 5. E mi ricordo che inizia, eccolo qua, con una sparatoria. 9 anni fa. Allora, non traduco perché tanto c'è già scritto sotto. Altrimenti la mia voce con quella del gioco fa davvero cagare perché ci vuole una giusta voce. Allora, ok, vabbè, così, un cammino, ok. Come miro? Così, miro. Ok, cambio la visuale così. Vabbè, dai, basta. Mettiamo la prima, dai, che è bellissima. Poi, come sparo? Così? No. Così? No. Così faccio una super capriola. Boh, vabbè. Così? Fai via! Allora, devo raggiungere... Perfetto, ho raggiunto la guardia. È ora. Mi spiace. Ok, perfetto. Allora, puntiamo. E mi dice di puntare. Punta e io ti punto. Guarda che sparo. Beh. Piccolo inconveniente. Dai, mi fate riniziare tutto. Vabbè, sì, dai. Lo accetto. C'è un modo per saltare? No, a quanto pare no. Vabbè, tanto non ci vuole troppo. Ok, perfetto. Devo raggiungere la guardia. Allora, non sparare. Intanto sparare. Ok, allora. Vai. Punta 1, punta 2, punta. Tu devi puntare, dannazione, ma non sparare. Come non detto, invece io sparo. Muovetevi! Ok. Faccio le peggio capriole. Visualizzare il telefono, perché? Contatti? Detonazione! 3, 2, 1... Kaboom! Fantastico! Cioè, non me lo ricordavo così. È micidiale! Tiè! Dove devo andare? I luoghi indicati dal radar. Quale radar? Ah, la minimappa! Qua! Ma lì c'è... Soldi! Soldi! Piccante money! Oh yeah! Come 2500... Ah! Cioè, mi sono spaventato, ho letto 2500 di bottino. Ma scusami, te li davo io. No, invece 179.500 euro di... No, dollari, scusa. Ma guardia! Ma adesso muore. Posso andare attraverso chi è lui? Trevor, sì, Trevor. Ovviamente io so, cioè so i tasti solamente perché Pam!
stavo dicendo, ho preso la mira per non beccarne uno e neanche per sbagliarlo. Stavo dicendo, comunque io so cosa fare perché in alto a... cioè in contatto che voi siete spesso... in alto a sinistra in teoria dovrebbe spuntare... ok, tutto ciò che devo fare. Grande! Fai detonare tutto! Faccio! Donna, che è? Ok, posso andarmene? Sì. Ok, per lasciare un riparo e per trovarne un nuovo. Ok, perfetto. Clicca, vai, 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 dobbiamo sparare a tutte e a tutti. Non fare idiota. Ok. Oh! Bam, bam. Per ricaricare l'arma. Madonna, sto facendo strage. Allora, in teoria qua ci dovrebbe essere... riparo. Il mio bel riparo. Me lo sono trovato davanti. Ok, adesso posso diventare anche lui. Facciamo anche diventare lui. Perché no? Va bene, dai, smetto altrimenti diventa anche brutto da sentire. Ma qui c'è uno. Bam! Volevi? Bam! In testa. Bam! No, ce l'ho fatta. Dannazione! Spara! Muoviti! Veloci! Andiamo! Ok, qua sono già tutti morti. Muovetemi! Crepa! Ok, tutti morti. Sali sull'auto, ok. Ma lì ci sono altri più! Some people! Spara! Basta? Ah, sono già tutti morti. Buon, perfetto. Per salire sull'auto. Fantastico! Se, cioè, GTA 5 è uno dei giochi migliori del mondo. Proprio del mondo. Fantastico. Incredibile. In teoria sono Michael, Trevor e Franklin. In teoria. Ma Franklin non era nero? Ah, ecco, stavo pensando nella mia testa. Quel tizio non l'ho mai visto. Infatti moriva. Fuck you. Fantastico. Ok, grande. Ah, per accelerare, ok. E così per sterzare, facile. Ok, allora. Che figata guidare. Però adesso non voglio guidare in prima persona, perché è anche difficile. Sbirri, dove? Ah, lì. Non li avevo neanche visti. Boh, vabbè. Trattore! Quel trattore tangenziale. Ah, vabbè, dai, dai, basta. Oh, no! Cosa? Scappa! Ma... non stavo... Ma... Solitamente non bisogna guardare... No! Ho ucciso tutti! Oh raga, voglio rifarlo, però adesso voglio andarmene quando ho ucciso tutti. Ah raga, è stata bella la giornata al mare, vero? Sì, dai, cioè frate, ma stai scherzando? Cioè, è stata una delle migliori serate, cioè. Ho messo fatto anche WhatsApp, ho anche fotografato i miei piace. Fantastico, una roba fa. Oh, dove è il posto di blocco? Io non vedo niente. Surprise, motherfucker. No, scappa, altrimenti crepi. Cioè, sono rimasto con pochissima vita. 5 stelle. Ma il treno non l'avevo visto. Ma non c'è... Vabbè, lasciamo perdere. Sarà arrivato e non me ne sono accorto. È morto. È morto uno, per forza. Oh, sono tutti, va bene. Sono tutti vivi, ok. Calmo, calmo, va bene. Seguiamo il fottuto piano. Va bene, calmo però. Stiamo tutti calmi. Oh, perfetto. Non so dov'è l'elicottero, ok. Quello non è un elicottero, ma è un cecchino.
Classica scena in cui uno si mette al riparo mentre l'altro dice all'asma e poi muore. No, è bellissima sta scena. Poi praticamente dice non ti abbandono, sì abbandonami, no non ti abbandono. Adesso urla, no! Adesso bisogna sparare, mamma remma maiala. Spara, spara, spara. Anzi, vi do un consiglio. Questo me lo ricordo tutta la vita. Quando praticamente vi fa sparare, puntate leggermente in alto, che praticamente vi piglia la testa e muoiono in un colpo. Pam, pam. Cioè, guarda come stanno morendo tutti. E vabbè, esplosioni. E ma certo, cioè, normale. Spacca tutto. Cioè, alcune volte la nebbia, come? Ma muore lei. Sparagli. No, non gli spara. Urla però. Urlare urla. Go, go. Damnation, go. Sì, vabbè, vogliono sparare. Comunque, prima stavo dicendo... Cosa stavo dicendo? Vabbè, non mi ricordo esattamente cosa stavo dicendo, però, vabbè. Cioè, mi era... Sono rimasto perplesso perché mi ricordo che giochiamo ancora con Michael. C'è Michael nella, nella storia, però è morto. Com'è possibile? Quello era il poliziotto. Ma davvero, com'è possibile? Boh, vabbè. Ah, mi sembrava strano. Come ha fatto a sopravvivere? Gli ha sparato? Però la vera domanda è, non è come ha fatto a sopravvivere, ma eccolo qui, Grand Theft Auto 5. La vera domanda è... Solitamente ci deve essere un corpo all'interno della tomba? Sì? Ma quale corpo c'è? Dun, dun, dun. Why? Boh, non lo scopriremo mai. Forse sì. Boh, no. Non lo so. He sits on his ass all day, smoking dope and jerking off while he plays that fucking game. If that's our standard for goodness, no wonder this country's screwed. Qualche volta sto in silenzio così ci godiamo la storia. What about me? Hey. I don't have the advantages that kid has. By the time I was his age, I'd already been in prison twice. I robbed banks. I ran whores. I smuggled dope. And you consider allora, them achievements. Qui, allora, sta dicendo che praticamente è stato due anni in prigione. Ha derubato banche. Ha stuprato puttane. Ha spacciato roba. Però, scusatemi, ma chiama la polizia. Vabbè, fucking fucked. Calmo. Let it all out. Calmo. I think I just calmo. Cacca, calmo, cacca, calmo, 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 calmo. That's all we have time for. Oh beh, penso che il tempo sia finito e meno male. I guess. Mm. Oh. I gotta tell you, I ain't too sure this shit is working for me. Mm. Ok, non è sicuro di tornare. Overriding futility is a vital part of the process. Embrace it. Whatever you say, doc. Ok, lo dice lei, dottore, va bene. Lo dico io, sì. Eccolo qua. Fantastica città. Mm. Qui ci sono fantastici palazzi, macchine super fighe, persone in bici, hot dog con un cane in mezzo al pane, mamma mia, persone che fanno stretching, Gran Luna Park per i BMD 8 anni. Non ne avevo partecipato ancora io adesso. Oh yeah. Persone che investono ragazze, uomini muscolosi. Oh yeah. Bagnini, cani,
donne mezze nude, persone che fanno jogging, mare, la spiaggia, insomma, la città più bella al mondo, persone drogate che vanno via lentamente da poliziotti, intanto i poliziotti li vogliono tipo menare male. Oh yeah. Ok, boh, finita la musica. Unless they buried it under the sand, fool. Another brilliant Lamar Davis production. Fuck you. Hey, excuse me, homie. Okay. Roberto Beach House is? No, homie, I cannot. Man, would you come on? Fuck. Actually, yeah. It's that house right there with the yellow stairs. Ah, quella scala gialla, quello che abbiamo visto un attimo fa. Man, get your stupid ass on. Ah, eccolo, lì c'è Franklin. Grande Franklin, come butta fra, tanta. A proposito, Neri che questa è un continuo della mia canzone che ho fatto prima, mamma mia. Negri che spacciano, oh yeah. You the one all pumped up on doing this lick, nigga. I'm getting my money in the hood. Bravo, sei stato bravissimo. Bravo, grazie. Troppo gentile. Ok. Yeah, homie. This the spin knot right. Sì, è questo il posto. Perfetto, sono contento. Get your ass in me. Bring your ass, fool. Non si dice culo, si dice cubo. Infatti io dico sempre cubo per non dire culo. Come on. Ah, posso giocare. Vedevo che non si muoveva più. C'è un gatto. A cat. No. No. No, mi prego. Non l'ho fatto apposta. Non credevo. Credevo che lo mancasse. Oh, piccolo che mancasse appena i nostri cuori. Piccolo bacino. Un secondo di 10 secondi di silenzio. In questo gioco il tempo passa più veloce, quindi 10 secondi sono già finiti. E beh, quale voglio? Ma stai scherzando? E beh. Ah. Però, raga, ci teniamo il meglio per il prossimo episodio. Io direi di stoppare qui l'episodio. Spero che il video vi sia assolutamente piaciuto. A me è piaciuto tantissimo. Comunque lasciamo andare via la Amara. Pooh! Oh, ma c'è un tizio! Comunque, stavo dicendo, spero che il video vi sia piaciuto. Lasciatemi raccomando un bel pollicione in su e non in giù che sono brutti. Iscrivetevi al canale, condividete, commentate. E noi ci rivediamo, punto. Boh, mi sono fallita. Comunque, ci rivediamo un prossimo video. Ciao.